Buona giornata a tutti. Salve a tutti. Si senti che roba. È il caldo. No, no, non è il caldo. Queste sono le cuffie messe male. Poi c'è questo dall'altra parte. Aspetta, che forse è questo. Vediamo un attimo. Scusate un attimo. No, no, quelle sono staccate. Vediamo le cassette. Bon. Prova a vedere un attimino il tuo microfono, Francesco. Qual è il numero 2? Salve a tutti. Sì, è il numero 2. Allora, il numero. Prova scusa un attimo, prova adesso. Mi ascoltate? No. No, non no, mi no. Senti? Prova l'altro. Prova l'altro. Ascoltate. Prova adesso. Mi sentite? Prova ancora. Claudio, mi ascolti? Perfetto, direi. Perfetto, perfetto. Ok. Bene, siamo qui con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda tutti i giovedì alle ore 15. Siamo qui con Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. La trasmissione, come ricordate, andiamo avanti con i nostri oracoli caldaici. Amica che doveva scrivermi per telefonarmi per mandargli gli oracoli non mi ha telefonato. Vabbè, quando mi telefonerà io sono sempre disponibile a mandargli gli oracoli, quello che ho, il lavoro che ho fatto fino adesso sugli oracoli. Alcune cosette prima di iniziare la trasmissione. Prima di tutto, modello 740, per favore non firmate per la Chiesa Cattolica, firmate per lo Stato. Il danno che fate firmando per lo Stato, dando l'8 per mille allo Stato, è comunque inferiore al danno che fa la Chiesa Cattolica, anche se li useranno per cose che non ci piacciono. Ma è una questione di stile, no Francesco? Sì. Cosa dici? No, ma se poi posso aggiungere un particolare che ben pochi ascoltatori sanno sul discorso dell'8 per mille, che invece riguarda l'IVA. In base a un trattato internazionale tra l'Italia e il Stato del Vaticano, gli enti ecclesiastici che risiedono a Roma, ma che sono anche fuori dal Vaticano, che cui il Vaticano riconosce di essere istituti extraterritoriali, non pagano l'IVA, ma per dimostrare che non pagare l'IVA non serve nessuna documentazione fiscale, basta che il governo del Vaticano metta un semplice timbro sulla fattura e questi non pagano l'IVA, anche se sono territorialmente fuori dalla città del Vaticano, perché sono istituti extraterritoriali. La differenza strana però è questa, che gli istituti sono residenti all'estero e non pagano l'IVA, però chi appartiene a questi istituti sono i cittadini italiani iscritti all'INPS, in cui noi paghiamo la pensione a loro. Di conseguenza loro risparmiano l'IVA del 20% e lì paghiamo anche le pensioni. E basta pensare che il Vaticano ha un debito di 13 miliardi con l'ente delle fogne di Roma perché si rifiuta di pagare anche il canone di depurazione acque. Beh, credo che oggi ci siano stati un po' di arresti a proposito anche del giubileo, degli appalti, robette di questo genere. Sì, ma a parte questo, cioè, questo già dimostra come si riesce a depredare, nel senso che si crea un istituto religioso, questo istituto religioso non paga l'IVA, però chi appartiene a questo istituto religioso non è il Vaticano che le paga le pensioni, ma sono gli italiani che le pagano le pensioni. Perciò io penso che anche dargli anche l'8 per mille sia un po' eccessivo. Il gioco dei bussolotti, insomma, sì. Dai. Bene, detto questo, ritorniamo al discorso. Vi ricordo che a agosto andiamo sull'altipiano di Asiago a fare il nostro rito, l'unico rito sistematico che abbiamo, a parte la cena del musso, che viene fatta tutti i venerdì santi, cioè tutti i venerdì prima di Pasqua, proprio per sfatare il discorso. Noi invece andiamo in agosto sull'altipiano di Asiago a fare questo rito. E un'altra cosa ancora, questa sera vi consiglio, quelli che amano le trasmissioni, chiaramente non a tutti, ma quelli insomma che sono interessati alle trasmissioni, di essere in ascolto alle ore 19, che faccio la trasmissione Magia e Stregoneria dalle 19 alle 20. Come al solito ormai sono da parecchie sere che salto la programmazione di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana per fare altri argomenti che di volta in volta si presentano e che sono importanti. Bene, questa sera risponderò a una lettera che ho ricevuta da Luciano Dalla Guizza. Allora, sto Luciano Dalla Guizza mi ha fatto una lettera in cui fa parecchie richieste, cioè chiede parecchie cose, fa parecchie puntualizzazioni, che sono un po' quelle puntualizzazioni, quelle richieste che ci vengono normalmente da persone che si collocano politicamente a sinistra, cioè quelli che hanno sono un po' atei, un po' anticlericali, un po' sì, ma in fondo la Chiesa non è, cioè la Chiesa magari è brutta, ma Dio va salvato, cioè tutto questo settore, diciamo così, di persone, di collocazione sociale. E ci avanzano sempre delle critiche, ci avanzano sempre delle sollecitazioni di spiegazioni eccetera, e diciamo che questo Luciano Dalla Guizza ne ha sintetizzate alcune. Io volevo rispondergli personalmente, cioè di solito alle lettere rispondo personalmente, ma ho visto che nella lettera non c'è niente di personale, è solo una lettera di discussione,
e io ci ho lavorato tutto sabato, tutta domenica mattina e parte del lunedì dopo che l'ho sentito intervenire in un'altra trasmissione per fare sta lettera, per cui tanto vale farla pubblica e la manderemo anche su internet, così Luciano della Guizza saprà che la risposta è anche data anche su internet. Per cui stasera alle ore 19 vi leggerò sta lettera e farò alcune considerazioni. Un'altra cosetta ancora, i miei complimenti a Giuliano. Giuliano, io se tu mi fai delle domande, mi chiedi delle cose in ambiente in cui me le chiedi, io non sono in grado, non posso darti risposte. Comunque quello che tu hai fatto e quello che tu hai avuto è l'intuizione, è quello che negli oracoli caldaici è il primo frammento che ti ho letto, non so se ti ricordi il primo frammento degli oracoli caldaici. C'è un intuibile che devi cogliere quel fiore dell'intuire, perché se inclini verso di esso il tuo intuire e lo concepisci come se intuissi qualcosa di determinato, non lo coglierai. È il potere di una forza irradiante che abbaglia per fendenti intuitivi che si deve coglierlo con veemenza quell'intuibile. E non si deve coglierlo con veemenza quell'intuibile, ma con la fiamma sottile di un sottile intuire che tutto sottopone a misura fuorché quell'intuibile. E non devi intuirlo con intensità, ma recando il puro sguardo della tua anima distolto, tendere verso l'intuibile per intenderlo un vuoto intuire che è al di fuori dell'intuire esso dimora. Praticamente tu hai avuto questo flashback che è durato molto a lungo, cioè si è propantato dopo 20 anni, e hai saputo cogliere esattamente il frammento che ti arrivava. E basta, tutto lì, chiuso il discorso con Giuliano, e basta, dopodiché sono fatti tuoi. Cioè, puoi coltivare il potere oppure non coltivarlo, è poi un problema tuo. E detto questo, passiamo al sito internet, lascio la parola a Francesco che vi illustrerà un attimino il sito internet. Allora, siccome alcuni ascoltatori hanno chiesto sul discorso della registrazione sulla nostra mailing list, allora l'indicazione che abbiamo dato all'inizio erano sufficienti ma erano sommarie. Allora, per chi si vuole registrare la nostra mailing list, e spiego cosa è una mailing list. La mailing list praticamente è una lista di discussione in cui ognuno manda un suo contributo e ricevi i contributi tutti quanti gli altri una volta al giorno, cioè nel senso che io ho un messaggio, una discussione, una tematica che voglio approfondire, invio il mio messaggio alla mailing list e ricevo tutti gli altri messaggi che la mailing list riceve durante la giornata. E alcuni hanno dato problemi di registrazione, infatti me l'hanno fatto sapere tramite posta elettronica. Allora, per superare a questo, esiste uno sistema che è molto più semplice di quello che abbiamo indicato per registrarsi. Voi vi recate, l'indirizzo è http://paganesimo.listbot.com. Ci sono soltanto due caselline, una che indica dove è il nostro sito, uno che c'è dove voi depositate il vostro indirizzo di posta elettronica e venite automaticamente registrati senza nessuna problematica. La pagina di introduzione è in inglese, comunque non preoccupatevi, cioè nel senso che c'è la casellina scritto email, voi inserite la vostra email e venite registrati. La registrazione comunque non è ancora effettiva, nel senso perché vi verrà inviato un messaggio di conferma che vi siete iscritti e voi riceverete i messaggi soltanto nel momento in cui confermerete che vi siete iscritti. Di conseguenza questo non, c'è una serietà della ditta che gestisce la cosa, di conseguenza non ci possono essere abusi, iscrizioni non volute, non desiderate. Prima di essere effettivamente iscritti, voi dovete rispondere e dire sì, io mi sono iscritto e confermo la mia adesione, altrimenti nessuno vi può iscrivere per forza contro la vostra volontà, perché immediatamente quando voi vi registrate riceverete un messaggio: abbiamo ricevuto la vostra richiesta di adesione alla mailing list, rispondeteci, altrimenti non sarete attivati. Perciò siete tranquilli anche dal punto di vista della tutela. Non c'è nessun problema, nessun pericolo, in quanto vi potete anche cancellare in qualsiasi momento, basta inviare un messaggio ben specifico all'apposito servizio e uno si può anche cancellare. La comodità di questo è che logicamente ognuno può appunto partecipare alla discussione, inviare dei materiali o anche ricevere i materiali che ci sono in questa mailing list. Comunque lo ripeto, l'indirizzo per la registrazione della mailing list che è http://paganesimo.listbot.com. Da questa pagina è anche possibile accedere direttamente al nostro sito, in quanto c'è già un link sulla pagina al nostro sito, che comunque ricordo l'indirizzo del sito.
Allora, sul sito è stato aggiunto questa settimana tutti quanti i volantoni che Gladio ha fatto, perciò chi non vuole ad esempio richiederli, chi non vuole post, chi li vuole prendersi, c'è una sulla prima pagina del sito c'è un link direttamente ai manifesti di Claudio, uno entra lì e se li scarica tutti, insomma sono già impaginati, non c'è molta grafica ancora perché stiamo attivando i programmi in questo senso. Allora, per chi vuole appunto visitare il sito, l'indirizzo è http://utenti.tripod.it/studi politeisti. Una cosa, in alcuni motori di ricerca il sito è già stato recensito, di conseguenza non su tutti ancora, perché sono dei tempi tecnici, ad esempio alcuni siti e alcuni motori di ricerca richiedono 20 giorni per la registrazione effettiva, però se voi cercate tipo sull'ICOS, anche sull'ICOS Italia, siamo già registrati. Virgilio ci ha comunicato che sta praticamente indicizzando la nostra pagina del sito e saremo su quel motore di ricerca. Probabilmente agganceremo anche altri motori di ricerca, perciò chi non vuole fare anche recitare questo ci troverà alla voce stregoneria, paganesimo, politeismo anche sui motori di ricerca più famosi. Ecco, do l'indirizzo di posta elettronica che è studipoliteisti@licosmail.com. E un'altra iniziativa che non è ancora attivata, che ne parlavo appunto prima con Gladio, probabilmente entro giovedì prossimo verrà attivata anche su internet una chat line. Cos'è una chat line? Praticamente è un servizio di risposta in diretta, nel senso che è un gruppo di discussione reale, cioè nel senso uno si collega, può assistere a quello che gli altri scrivono in diretta, in tempo reale, e può anche intervenire con le sue opinioni. Uno può anche rimanerne fuori ed osservare cosa gli altri scrivono, cosa gli altri si inviano, di cosa parlano, e se vuole può anche interferire e dare quel suo contributo. Verrà attivato, penso, nel giro di una settimana, e questo sarà un altro strumento, senza nessun controllo, senza nessun limite, in cui ognuno potrà esprimere, si potrà manifestare, potrà proporsi, potrà informarsi, potrà chiedere, e così via. Di conseguenza è un servizio in più, insomma, anche di dibattito sull'argomento. L'ora di mezzanotte diventerà dall'ora dei vampiri all'ora di internet, insomma. Sì, no, beh. Punto. Sì, beh, anche perché in questo senso, ecco, io spiego. Sul sito internet nostro trovate ancora poco materiale, e io spiego anche perché. Perché per fortuna il sito è partito prima del previsto. Non avevamo ancora tutti quanti i programmi di attivazione del sito, di conseguenza avevamo poco materiale pronto. In settimana ci è arrivato il programma di trasferimento veloce delle pagine internet che facciamo sui computer dell'istituto che inviamo su internet. Ci mancano ancora alcuni programmi di impaginazione del linguaggio HTML. Ne abbiamo due di cui non siamo soddisfatti e dovremo andare a cambiarli. Insomma, comunque è questione di poco tempo, nel tempo che troviamo un editor HTML abbastanza buono, dopo le pagine andranno come dei razzi su internet. Così potremo aggiungere anche delle immagini. Nei progetti c'è anche la creazione di un Pantheon. Cosa intendo per un Pantheon? Probabilmente apriremo un altro sito in cui metteremo tutte le immagini delle idee che riusciamo a recuperare. Sarà un impegno abbastanza gravoso, però praticamente questo sito si chiamerà Pantheon. Se il nome non è ancora autorizzato, ma penso che sarà difficile che sia autorizzato. Beh, nel senso, almeno altri 10 nomi da usare eventualmente. Sì, comunque noi nei programmi di chiamarlo Pantheon, e lì andremo a caricare tutte quante le immagini delle idee, di conseguenza uno si collegherà al sito per avere delle immagini delle idee, insomma, nel senso creeremo una banca dati di immagini pagane. Ecco. Sì, dopodiché, se volete disegnare la vostra immagine degli dèi, disegnatela. Sì, ma infatti questo è sempre benvenuto, cioè sempre ben accetta, poi ci troviamo qualche sistema e ce la inviate, se verrà inserita in qualche parte. Logicamente il discorso anche delle immagini è un discorso fondamentale, anche perché se voi notate su internet esistono molte banche dati di immagini e ne esistono molte cristiane, allora è anche giusto che su internet ci sia una banca dati di immagini pagane. Bene, dopo questa approfondita e lunghissima, diciamo, introduzione, passiamo agli oracoli caldaci. Vi ricordo, alle ore 19 rispondo alla lettera di Luciano Dalla Guizza. Se Luciano Dalla Guizza è in ascolto, sappia che rispondo alla sua lettera. Ci ho lavorato 2 giorni e come minimo pretenderei che mi ascoltasse, cioè 2 giorni ci ho lavorato, eh. Non è uno scritto da poco. E consiglio a tutti quelli che vogliono avere delle idee, per esempio perché non capiscono certe cose, perché di quello che diciamo, di ascoltarci, così avranno delle idee più chiare, o almeno avranno degli elementi nuovi per vedere di chiarire il pensiero, se vogliono. Oppure chi ci segue normalmente ha un discorso finito, cioè da inizio alla fine, che dice una serie di cose.
Andrà anche questo su internet, penso, no, Francesco? Sì, sì, sì. Andrà anche questo, per cui al limite caccerà lettera, risposta Luciano, o roba sto genere. Sì, sì, la rendiamo anonima e poi, insomma, visto che vale la pena, anche visto il lavoro che c'è fatto sopra, è anche giusto. Cioè, sono 32.000 caratteri, cioè, beh, insomma, è un bel lavoro, tutto sommato. Bene, passiamo al frammento numero 33 degli oracoli caldaici. Dice il frammento 33. Artefice esperto, edificatore del mondo igneo. Letteralmente, l'edificatore esperto che costruisce il mondo infiammato. Cosa può infiammare il mondo se non la nascita della coscienza di sé, la consapevolezza dell'esistenza e il bisogno dell'espansione espresso attraverso volontà? Il mondo igneo è il mondo della conoscenza. Il mondo si infiamma quando passa dalla non conoscenza alla conoscenza, individuando se stesso diverso dall'inconsapevole. Il mondo percorso da coscienze di sé che si dilatano e che costruiscono delle relazioni. Il mondo igneo è il brodo primordiale, ogni brodo da cui scaturisce coscienza, consapevolezza, necessità di sapere, potere di essere e dilatazione per costruire coscienza nell'infinito dei mutamenti. L'artefice è il costruttore. Quante volte una frazione di energia vitale è diventata cosciente di sé, riconoscendo se stessa diversa dall'oggettività in cui è sorta e non ha saputo costruirsi nei mutamenti, finendo per ritornare al proprio stato di inconsapevolezza e disperdendosi del tutto? Quante volte un'opportunità di eternità è andata perduta? Ma non tutto è fallito. Per molti fallimenti qualcuno è riuscito. Quel qualcuno è l'artefice, colui che ha avuto sufficiente potere o velocità per sovrapporre la necessità che lo ha generato la propria volontà, colui che, colta l'occasione della propria consapevolezza, ha sviluppato la propria necessità d'esistenza da mettere in atto delle strategie per assicurarsi di poter continuare a sviluppare se stesso, anche quando le condizioni casuali che lo hanno generato sarebbero cessate. Costoro, negli infiniti brodi primordiali che le situazioni generarono all'infinito, sono gli artefici. Sono coloro che costruiscono dei cammini di eternità. Sono coloro che popolano il mondo fiammeggiante della conoscenza e della consapevolezza. Sono coloro che lo arricchiscono e che lo alimentano. Alimentando il mondo fiammeggiante della conoscenza e della consapevolezza, si nutrono da quel mondo, alimentando il proprio cammino di eternità. Ci sono e ci saranno sempre coscienze che, per un motivo o per un altro, si rifiutano di alimentarsi dalle fiamme della conoscenza e della consapevolezza. Avranno sempre paura di essere bruciate. Sarà proprio la paura di essere bruciate che finirà per consumarle, annientando la loro coscienza di sé. Riprendendo il discorso, e questo è il commento al frammento dell'oracolo caldaici, no? E riprendendo il discorso all'inizio, perché punto sempre su questo aspetto e continuo a rimarcare questo aspetto? Perché è la differenza che c'è fra il paganesimo, fra la struttura del pensiero del paganesimo e la struttura del pensiero del cristianesimo. Cioè, mentre il cristianesimo c'è una struttura di dipendenza fra la volontà creatrice e la volontà creata e l'individuo creato, nel paganesimo ciò che passa dall'inconsapevole al consapevole è una qualità delle cose, cioè è un elemento all'interno degli oggetti, all'interno della materia esistente, all'interno dell'energia vitale esistente. Per cui la formazione del Dio non dipende da una coscienza esterna, non dipende da una volontà esterna, non diventa qualcuno che gestisce il suo destino, ma appartiene al singolo, alla singola coscienza, cioè alla singola coscienza che può costruire se stessa attraverso la propria volontà. E la paura di alimentarsi dalle fiamme è una cosa importante, perché è l'incapacità di affrontare il futuro, è l'incapacità di affrontare l'infinito. Come esseri umani, ricordo che non rispondo alle telefonate, vengono tutti quanti staccati i telefoni, se non quando ho finito. La paura di dilatarsi nell'infinito è il primo nemico della stregoneria. Una coscienza di sé, nella misura in cui nasce un individuo, parliamo anche di un essere umano, io e Francesco adesso, no? Se io e Francesco avessimo paura di affrontare la vita, noi saremmo finiti, cioè noi aspettiamo solo di morire. No, Francesco, se noi avessimo paura, certo, di affrontare la strada, di usare l'automobile, di affrontare quello che ci sta attorno, noi saremmo morti praticamente. Sì, ma noi dovremmo, sì, ma la nostra volontà è sicuro di affrontare qualsiasi cosa, cioè di affrontare anche l'ignoto, perché l'ignoto non esiste, cioè nel senso che l'ignoto è soltanto la mancanza di capacità di comprendere le cose. Esatto, per cui la paura di comprendere. Se noi ci truffoliamo, se noi ci buttiamo nell'ignoto, se noi affrontiamo l'ignoto, comunque ci dilatiamo, perché ogni volta che noi affrontiamo l'ignoto trasformiamo una parte dell'ignoto in una parte nota.
Per cui la vincere la nostra paura che ci attanaglia, che ci impedisce di affrontare il mondo che ci circonda, è il primo nemico da sconfiggere. Cioè, sì, no, ma infatti il comportamento, cioè, è anche chiaro dal punto di vista religioso. Quando i cristiani devono affrontare qualcosa, devono sempre verificare se fa parte della loro tradizione, se fa parte della Bibbia, del loro testo sacro, se è vero, se è falso, se è frutto di Dio, frutto del demonio. Questo sia per gli ebrei, sia per i musulmani, sia per i cristiani. Basta pensare che nell'antica Atene c'era un monumento al Dio ignoto, cioè al Dio che ancora non si conosceva, ma non si aveva paura. Si sapeva che c'era, non si conosceva, però c'era pronto un posto anche per lui, cioè nel senso che non rappresentava un pericolo. Per i cristiani qualsiasi novità, qualcosa che vada fuori di loro, devono sempre prima giudicarla e hanno sempre paura di qualsiasi novità. Esatto, e questo discorso vale anche per il singolo atteggiamento del singolo essere umano. Quando è che l'essere umano comincia a costruire se stesso? Quando non ha paura di affrontare, esatto, le cose e si alimenta della non paura. Dopo, in stregoneria esistono altri tre nemici da affrontare. Una volta vinta la paura, si dice in stregoneria, non c'è più paura di niente, cioè si può affrontare qualsiasi combattimento, si può morire, ma non si ha paura di affrontarli. Allora il nemico è la lucidità. Allora, cos'è la lucidità? È la capacità di comprendere i meccanismi che siamo davanti. Però tu diventi talmente bravo a comprendere i meccanismi che ti hai davanti che non ti accorgi che quella comprensione, se tu non riesci a superarla, se tu non riesci ad andare, cioè, a metterla al tuo servizio in pratica, usarla per te stesso, ti annienta. Cioè sei talmente bravo che ti riempi d'orgoglio, non so come, cioè, è un discorso, ma infatti esiste il la mitologia greca, il narcisismo, cioè narcisismo. Alla fine porta alla tua morte, l'incapacità, esatto, di comprendere il mondo. Esatto. Cioè, ma di fondo dovevo pensare alla mitologia pagana non come uno strumento così soltanto teorico, ma come uno strumento esistenziale. Cioè, in tutte quante le mitologie pagane esiste sempre la capacità di darti dei riferimenti che sono esistenziali. Cioè, esatto, nel senso che tu vedi nel comportamento del racconto un comportamento che può essere anche tuo personale. Esatto. Infatti, cosa che nel cristianesimo questo non esiste. Infatti il narcisismo, adesso mi hai fatto in mente tu, e probabilmente c'è ancora qualcun altro, è il nemico della lucidità. Esatto. Cioè tu ti compiacci di tutte le cose che sai. Cioè io sono talmente bravo, conosci i meccanismi, che mi compiaccio. E compiacendosi non si vede l'altro nemico che sta avanzando. Il nemico è il potere di essere. Cioè, mentre io conosco i meccanismi, dilato me stesso. Se io dilato me stesso ho potere perché non ho più paura di nulla, conosco ogni meccanismo, dilato me stesso nel mondo, e qual è il nemico? È quello di diventare padrone del mondo, è che credo di essere il padrone delle cose, non parte delle, sì, cose, e questo tende a distruggermi, che è il terzo nemico. E il quarto nemico, dicono gli stregoni, è la vecchiaia. Davanti alla vecchiaia del corpo fisico non c'è nulla da fare. Però gli stregoni vincono la vecchiaia affrontando la morte, cioè è la morte, sì, la vittoria, cioè lo stregone vince morendo, cioè muore il corpo fisico, nasce il corpo luminoso e questa è la battaglia della loro vita, il coronamento. Questi sono i quattro nemici, il primo però è la paura, chi ha paura non può neanche esistere, può solo aspettare di morire. Esatto. Anzi si suicida anche. Sì, se... sì, ma difatti, ma io dopo su questo argomento vorrei trarre un paragone un po', cioè, di cronaca su un argomento di attualità che al limite lo affrontiamo dopo, degli oracoli caldaici. Cioè, questo è l'argomento appunto di chi si suicida senza avendo la capacità. Se vuoi lo affrontiamo anche adesso. No, beh, facciamo due frammenti, due pagine veloci, e dopo mi fermo e andiamo avanti con le cose di attualità al limite. No, no, ma questo è un richiamo un po' particolare che ci permette di comprendere, insomma. Vabbè, allora facciamo così, facciamo due frammenti, poi facciamo quello, una volta finito quello andiamo via le telefonate e tutto il resto. Oh. Due frammenti veloci, sì, sì, sì. Allora. Il frammento 34. Di là scaturisce la materia cangiante, di là precipitando il fulmine esautora il fiore del suo fuoco, gettandosi nelle cavità dei mondi, perché è là che tutte le cose cominciano ad inclinare i raggi verso il basso, stupendi. Dalla capacità della coscienza di sé, di sovrapporre alla necessità che l'ha generata la propria volontà, per perpetuare se stessa, dilatandosi, scaturisce la materia cangiante, la materia che cambia colore, l'essenza dell'energia vitale che dal colore dell'inconsapevolezza passa al colore fiammeggiante della coscienza di sé. Ricordiamoci, una fra parentesi, che questi oracoli caldaici sono scritti da un veggente che va all'inizio dello spazio del tempo e vede la formazione dell'universo, vede la formazione della coscienza. Per cui quello che noi lo vediamo, quello che noi leggiamo, lo vediamo sempre dagli occhi del veggente. Il fulmine è la rappresentazione della volontà soggettiva ed il fiore la forma che la coscienza di sé ha assunto.
ma la coscienza di sé non permane in quella forma. La coscienza di sé deve modificarsi continuamente per perpetuare la propria coscienza, alterando continuamente la propria forma. Questo avviene grazie alla volontà soggettiva che si relaziona col mondo che circonda la coscienza di sé. Questo gettarsi nelle cavità dei mondi, o se si preferisce nelle contraddizioni dell'esistenza, affrontandole e risolvendole al fine di costruire e sviluppando la propria coscienza di sé, è uno spettacolo stupendo, è lo spettacolo della vita, è lo spettacolo tappa preludio per la costruzione della coscienza universale. Queste azioni sono dei cominciamenti, sono azioni che determinano la qualità della coscienza universale alla fine dei mutamenti. La soluzione di una contraddizione che porta a sviluppare la coscienza che l'ha risolta è un passo per la costruzione della coscienza universale. Così le coscienze di sé, che riconoscono se stesse diverse dall'inconscio che le circonda, non si ergono a padrone e dominatrici dell'esistente, ma affermano: l'esistente mi appartiene, io sono padrona dell'esistente, ma inclinano i raggi della loro azione verso il basso, inclinano la loro azione nei confronti dell'energia vitale inconscia, affinché sempre più energia vitale passi dalla forma inconscia alla forma conscia, favorendo questa trasformazione, la trasformazione dell'inconscio al conscio, la trasformazione da quanto è appena consapevole alla consapevolezza universale. È lo spettacolo stupendo a cui il veggente assiste con trasporto emotivo che solo lo spettacolo della vita e della sua espansione può dare. Stupendo. E passiamo al frammento 35. È da colui che scaturisce, e qua non ci sono, davanti a questo spettacolo non ci sono commenti da fare. 35. È da colui che scaturiscono le folgori implacabili e il grembo della luce rifulgente di Ecate, sorto dal padre che accoglie la folgore e il fiore del fuoco che forma una cintura al di là dei poli ignei, il soffio possente. Dalla coscienza di sé scaturiscono le folgori della volontà di trasformazione. La trasformazione non si manifesta attraverso un lento divenire, una lenta trasformazione. Non è il fiore della forma della coscienza di sé che si trasforma. Il fiore si trasforma un po', ma poi muore. Muore e si dissolve colpito sistematicamente dai fulmini della volontà che dalla coscienza di sé si scaricano nel circostante affrontando le contraddizioni e modificando la struttura del fiore stesso. Volontà trasforma la forma. Ecate accoglie la folgore e il fiore forma la sua cintura. Formare la cintura di Ecate. Ecate è il fulgore della morte, e la morte è come fine di uno stato di consapevolezza trasformato in nascita, in uno stato di consapevolezza capace di percorrere nuovi sentieri, dove il secondo è stato forgiato dal primo. Ecate è il potere di questo passaggio. Ogni stato di consapevolezza che si costruisce articolando la coscienza di sé è un fiore che, fatto appassire dalle folgori della volontà soggettiva, emette il seme come potere di essere per la formazione dello stato successivo della coscienza di sé, che produce nel suo processo di costruzione, formando un nuovo fiore che a sua volta appassirà sotto le folgori della volontà soggettiva per emettere il seme per la trasformazione dello stato successivo. Fiore dopo fiore forma la cintura di Ecate. Quali sono i poli di fuoco? I poli entro i quali avviene la trasformazione della coscienza di sé universo? Sono la nascita della coscienza di sé e il fine di quello stadio di sviluppo della coscienza di sé. Questi poli sono i limiti di ogni soffio, di consapevolezza. Sono piccoli poli per piccole coscienze di sé, o meglio, per piccoli stadi di sviluppo della coscienza di sé, oppure sono i grandi poli della formazione della coscienza di sé universo. La possenza si articola sempre nella piccola coscienza di sé, come nell'universo. La grandiosità e la magnificenza è uguale. La cintura di Ecate, grande o piccola che sia, è la cintura composta dai fiori delle singole coscienze di sé, che dopo averne esaurito uno, continuano formandone altri, oppure è la grande cintura di tutti i fiori delle coscienze che attraverso le loro trasformazioni costruiscono la coscienza universale. Quando il feto degli esseri della natura muore, è il fiore della conoscenza abbattuto dalle folgori di volontà. Il seme che quel fiore ha generato è l'essere della natura, un nuovo fiore che tenta di espandersi nel circostante in cui diviene. La morte dell'essere feto e la nascita dell'essere della natura è un fiore alla cintura di Ecate. Così fra gli esseri umani, quando muore il fanciullo o la fanciulla, nasce l'essere umano adulto. Il fiore che è appassito sotto i colpi della volontà è un fiore della cintura di Ecate.
Così ancora, fra gli esseri umani adulti, quando la morte del corpo fisico si trasforma in nascita del corpo luminoso, è un altro fiore alla cintura di Ecate. Quando la morte del corpo fisico non partorisce il corpo luminoso, quel fiore si spegne. Non era un artefice esperto, non era un edificatore del mondo igneo. Qualcosa è intervenuto, il fiore era sterile, avrebbe potuto essere parte della cintura di Ecate e invece è appassito, dissolvendosi, consumato dal non aver articolato la propria volontà. Così, per ogni coscienza di sé dell'universo, qualunque sia la qualità delle sue trasformazioni, qualunque sia i suoi percorsi per accumulare sapere, conoscenza e l'esercizio delle sue determinazioni, il fiore della coscienza di sé è il fiore della cintura di Ecate. Ecate, sorta da necessità e intento, fa di necessità e intento le tensioni dalle quali scaturiscono le coscienze di sé, del cui fiore ella si adorna. E siamo arrivati a, mi sembra, il primo delle divinità che troviamo negli oracoli caldaici, ed è Ecate. Ecate è l'essenza della morte, cioè rappresenta il mondo di là, ma non è il mondo di là oscuro, il mondo oscuro, è il mondo della vita che c'è oltre il lato fisico. Ecate rappresenta per l'essere umano che muore, oppure l'essere della natura che muore e rinasce, quello che Rea, quello che Giunone rappresenta per l'essere della natura. Giunone partorisce l'essere della natura, Ecate partorisce il corpo luminoso, per cui è una divinità dell'oscurità, è una divinità degli inferi, è una divinità dell'altro mondo. Però Ecate è la rappresentante di questo. Vi ricordo che Ecate a Roma veniva anche usata al posto dei lari, cioè gli incroci, c'erano le statue di Ecate. E vi parlerò di questa divinità abbastanza lungo, sia del suo seguito dei cani, sia di tutto quello che aveva nell'affrontare e poi avere i tre volti di Ecate. Vi parlerò un po' alla volta, insomma, di questa divinità. Sì, no, ma basta pensare che poi il discorso anche della morte, se riconosciamo il discorso di Orfeo, cioè nel senso Orfeo, per la sua volontà, il suo desiderio, lui riesce a scendere agli inferi, a riguadagnare Euridice, e se non riporta in vita non è perché qualcuno glielo impone, qualcuno glielo vieta, è la sua incapacità di portarla fuori dalla luce, cioè nel senso che è sempre in base a come uno crea se stesso, porta avanti se stesso e realizza la propria vita. La sua incapacità di essere disciplinato nel raggiungere un certo fine. Lui deve uscire dall'inferno. Giorgio direbbe impeccabilità alla Castaneda. Sì, no, nel senso, lui sa, ottiene quello che vuole, riesce a realizzarlo, gli manca la capacità, la disciplina di poterlo compiere fino alla fine. Però questo, cioè, dimostra sempre la capacità dell'uomo di interagire con qualsiasi elemento. E qualsiasi cosa accada, l'uomo può sempre fare qualcosa per modificarla. E se la cosa non riesce, non riesce perché un Dio ti condanna, o perché c'è una condanna, o c'è un peccato originale, come ti fanno a piazzare i monoteisti, o perché tu sei indegno, sei decaduto, ma perché tu non hai costruito la tua esistenza, tu non hai costruito la tua disciplina, non hai costruito il tuo essere. Di conseguenza il tuo fallimento appartiene soltanto al tuo errore, alla tua mancanza di volontà. Infatti l'autodisciplina, cioè la disciplina, ha un valore dal punto di vista esoterico, dal punto di vista magico, soltanto nel paganesimo, soltanto nel paganesimo politeista. Perché? Perché in tutte le religioni monoteiste, se uno dipende da Dio, dipende da Dio. E basta. E basta, cioè non è che ci sia... Questo discorso qua lo troviamo anche in Proclo. Cioè anche Proclo, che aveva sempre questa visione dell'uno, del sommo bene, lui, credo che sia nel capitolo 9 della teologia, no? Dei suoi trattati di teologia, dice... che ciò che è indipendente, cioè ciò che trae forza da se stesso, è superiore da ciò che trae forza da qualcun altro, cioè da chi dipende da qualcun altro. Ed è un assioma elementare, cioè minimo, cioè non so neanche come definirlo, è talmente minimo che non esiste. Sì, ma basta pensare a una semplice cosa, che in tutte le mitologie, ad esempio, la raffigurazione del regno dei morti, del regno dei vivi, è sempre fatta a metà, cioè nel senso anche nel rato di Proserpina da parte di Plutone. Alla fine si raggiunge metà dell'anno al sole, metà nell'oscurità, cioè nel senso che non esiste una sola valenza, una sola possibilità, esiste la fusione delle due cose. Sono i cristiani che vanno sempre a pensare a un discorso dualistico, che non puoi ricongiungerti alla perfezione originale, alla volontà di Dio, cioè, questo qua è proprio tipico del cristiano. Infatti su questo esempio volevo anche innestare un discorso che, parlando con un'ascoltatrice che aveva letto il discorso dell'androgino di Platone. Ma Platone, a parte le falsificazioni che sono state di Platone, diceva, come concepite il discorso dell'androgino? Beh, Platone lo concepiva come, ad esempio, l'unione dell'uomo e della donna,
che essendo l'unità originale che viene spezzata in quanto sono arroganti, possono vincere anche gli dèi li spezzano e loro ricercano tramite il sesso l'unione. Ma questo è sempre un discorso dualistico. Noi dall'altra parte, io dicevo, guarda che nel paganesimo questo non c'è, noi abbiamo il discorso di ermafrodito, cioè nel senso che quando la ninfa chiede agli dèi di poter rimanere unita all'ermafrodito, mantiene tutte e due le caratteristiche. Cioè adesso abbiamo la possibilità, la fusione, l'unione, non abbiamo questa situazione di scissione che è tipica del monoteismo. Cioè il monoteismo spezza, cioè a un certo punto dice non esiste più l'unità primordiale e tu sarai sempre spezzato, cioè il discorso del peccato originale. Di conseguenza il di fatto di ermafrodito è venuto fuori moltissimo col discorso della filosofia platonica, e infatti i cristiani l'hanno molto utilizzata per la loro affermazione, per la loro realizzazione, e lui aveva sempre il discorso della decadenza, cioè che noi tendiamo a decadere da uno stato primordiale di purezza, cioè diamo da un punto di vista, c'è un inizio in cui c'è il Dio che crea il mondo e gli uomini che lo distruggono, ma dal punto di vista pagano sappiamo che non è così. Ed è lo stesso discorso che dopo viene introdotto il dolore, no? Cioè per i cristiani il dolore è una cosa nobile, per i pagani, i politeisti, esatto, il dolore è una cosa negativa, perché ti impedisce di dilatarti, ti impedisce, cioè, di costruirti. Sappiamo, ma difatti, se noi andiamo al cosiddetto senso tragico della vita dei greci, di fronte alla tragicità dell'esistenza non possiamo vivere nel terrore, nel paura o nella debolezza, dobbiamo sapere capaci di essere, affrontare anche questo, cioè di diventarne padroni anche di questo, sapere che esiste ma non distruggere la nostra vita sotto questo fatto che la cosa esista, cioè nel senso esiste una cosa e noi non dobbiamo vivere con il terrore, con la paura, dobbiamo sapere che esiste e dobbiamo trovare il sistema per confrontarla, per limitarla, per poterci sviluppare in un'altra maniera. E il sistema per affrontarla, per limitarla, per svilupparla comunque si chiama strategia, sì? Si chiama individuare le cause che conducono una cosa per agire su quella cosa. E sarà uno degli argomenti centrali della trasmissione di stasera alle ore 19, fra le altre cose. Vi spiegherò un po' della strategia degli stregoni. Sì, no, infatti questo è fondamentale, cioè nel senso, ma questo qua è sempre la strategia, il modo di comportamento, e viene sempre dettato dalla propria esperienza. Ma scusa, noi abbiamo la strategia, ma perché i cristiani non hanno la strategia? Perché c'è Dio che gli dà. Perché Dio gli dà tutto. D'altronde il buon pastore, lo sono delle pecore, devono seguire, esatto, questo. Mentre invece noi, siccome dobbiamo costruirci, dobbiamo affrontare la vita, dobbiamo essere responsabili di quello che facciamo, siamo comunque responsabili, sia che sappiamo, sia che non sappiamo, sia che ignoriamo, sia che abbiamo la conoscenza, sia che facciamo delle azioni che non sappiamo cosa comportavano, siamo comunque responsabili, sì, esatto, delle cose. Questo è il paganesimo. Il cristianesimo no, io non sapevo, io non volevo, sì, sì, chiedo perdono. Perché? Eppure lo hai fatto, che te frega di chiedere perdono, ormai l'hai fatto, sì, cioè ormai è fatto, basta, vai, sì, avanti, no? Cioè, vabbè, hai sbagliato, hai fatto un casino, li hai ammazzato, vabbè, pagherai quello che c'è da pagare, fai galera, fai quello che c'è da fare, ma vai avanti, esatto, questo è importante, in paganesimo si va avanti, sempre. Cioè, sì, no, ma infatti io volevo riagganciarmi a un discorso sull'argomento che mi ha lasciato così, del tipo di stile di vita. Ecco, una notizia, ora noi eravamo abituati, prima dei fatti di attualità che facessero sparire dai giornali le notizie sui satanisti, sulle sette pericolose. No, beh, c'è della maga, sì, sono beccato, sì, una maga che non paga, sì, la tassa. Allora, alcuni hanno parlato, o pochissimi, di un fatto che è successo a Genova. E praticamente satanista pestato a sangue. Che a parte, cioè io non lo reputo neanche un satanista, perché praticamente da come viveva si vale a pensare che fosse più un metallaro, cioè nel senso è un metallaro, cioè questo qua giustamente è stato perseguitato perché ha portato via, lui ha fatto dei danneggiamenti in un cimitero ed è stato arrestato e doveva essere processato per danneggiamenti, esatto, sì, ma questo qua va bene, ha fatto, tenendo conto che poi alla fine i danneggiamenti erano l'asportazione di una foto da una tomba di un suo amico, tra l'altro. Cioè, la cosa strana, tenendo conto che le cose, appunto, cose del genere, chi abita in Alto Vicentino sanno che sono anni che si ripetono, che addirittura quante epigrafe voi vedete che spariscono le foto dei defunti, perciò io che abito nella zona dell'Alto Vicentino so benissimo, questa è una cosa normalissima, ci sono state addirittura campagne giornalistiche di chi si chiedevano il perché dalle epigrafe sparivano le fotografie dei morti, nessuno ha mai pensato di attribuirle ai satanisti, poi insomma era qualche vecchietta che faceva la collezione di queste cose così macabre. Benissimo, allora, questo satanista è stato prestato a sangue e aveva portato via la foto di un suo amico dal cimitero. Bene, questo suo amico com'è che era morto? Fa? Il 17enne che era sepolto fa, il 17enne del settembre del 97, senza patente, a volante di una macchina, aveva investito durante una folle gara un gruppo di ciclisti, uccidendone uno, e poi aveva cercato di fuggire. Esattamente un anno dopo aveva perso la vita scontrandosi contro il bus mentre era in sella ad una moto rubata.
Ecco, allora, questa è la vita della persona della persona morta, cioè nel senso che aveva fatto una gara senza non so motivo, aveva ucciso un ciclista, aveva investito un gruppo di ciclisti, li aveva feriti ed era scappato. Era morto scontrandosi con un altro su una moto rubata. Benissimo. Tra le persone ha trovato giusto andare a picchiare il satanista rompendogli un rene, perché è andato a asportargli il rene. E cosa aveva fatto questo satanista? Aveva asportato la foto di questo qua dalla tomba. Cioè, punizione per aver asportato la foto, lo hanno massacrato di botte asportandogli un rene, mezzo ammazzando. Sì, ma rendetevi conto, allora, a questo punto, cos'è la vita più tragica? Questo che fa il satanista stupido che va nei cimiteri a portare via le foto, dato di un suo amico, di un suo conoscente, di un suo amico, di chi invece ammazza la gente per fare una corsa in moto e chi si ammazza andando a sbattere con una moto rubata contro un autobus. Allora, chi è il bravo ragazzo in questi due casi? No, dimmi, chi è il bravo ragazzo? Ci sono degli ambienti che sono malati. Sì, no, io d'accordo, lo considero malato, però d'accordo. Cioè, però, di fronte alla gravità, logicamente, questo che uccide una persona... Sì, ma non voglio fare il tifo. No, non voglio fare il tifo. Poi i giornali riportano il fatto dell'asportazione di una foto da un cimitero come alla un fatto che sì, no, ma è giusto che paghi, ma la riporta come un fatto eclatante, scandaloso, quando questo, diciamo, il derubato della foto, cosa aveva fatto e chi ne ha parlato? Comunque il problema è che ci sono degli ambienti malati. Per esempio, abbiamo visto, ho seguito attentamente la serie dei ragazzi di Foggia, quelli che avevano ammazzato, che avevano tentato di farla passare come un'operazione satanista. Abbiamo seguito articolo per articolo, cioè siamo stati molto attenti, perché sapevamo che era in corso un'operazione sporca. Operazione sporca è saltata per due motivi. Prima di tutto perché la polizia ci ha voluto vederci chiaro, per cui ha fatto saltare tutti quelli che interpretavano a uffa, vendevano notizie ai giornali. Sì, basta pensare che sono stati andati fuori il culto di Iside, cioè che in Italia appunto, proprio... Infatti era una roba folle. E poi la seconda cosa che ha fatto saltare era che il parroco è stato beccato per atti di pederastia o roba del genere di quel paese. Per cui questo stava a significare che quel paese c'è qualcosa di marcio che gira. Faccio un particolare. Dal punto di vista sociale. In quel periodo era uscito addirittura un libro sui misteri di Iside in libreria. Bene, io ho fatto delle indagini su una libreria, ma hanno risposto la casa editrice l'ha richiamato. Cioè, questo è servito, cioè nel senso che poi l'autrice era un'americana che faceva studi su Iside, di conseguenza aveva pubblicato un libro su Iside. Iside non aveva niente a che fare quello di Iside con quei fatti di Foggia, però è servito a impedire che in circolazione andasse un testo che parlava di Iside come recupero contemporaneo, e invece è servito che andasse, non so, l'enciclica del Papa o qualche altro libretto, chissà quale assurdo, insomma. Cioè, queste sono le cose a cui alla fine si producono. C'è una limitazione della cultura. Ma in effetti ci sono queste operazioni, perché vengono sempre sottovalutate. Per esempio, ti ricordo quando hanno fatto quella conferenza sulle sette a Mestre, che è apparsa, quella conferenza sarebbe andata buia, se non che un parroco, per me è stato lui, però sai, è opinabile, per cui chiaramente ha scoperto su una cappelletta abbandonata in un posto sotterraneo un paio di croci rovesce, se non mi ricordo più, che due cazzate del genere, e anziché chiamare i carabinieri ha telefonato al suo amico che era ex presidente del consiglio di quartiere di quello, che però era un consiglio di quartiere da un'altra parte della città, il quale presidente ha telefonato ai carabinieri, i quali carabinieri sono intervenuti, hanno lanciato la notizia, ci sono i satanisti, che poi hanno verificato che era una cazzata, però intanto gli hanno sparato le sue prime pagine del Gazzettino e gli hanno fatto partire quella conferenza del cazzo, questa stupida, che ha fatto contro le sette. C'è una grandissima imbecillità, perché se c'è una conferenza Mestre che parla di sette, io ci vado volentieri a confrontarmi, sono loro che hanno paura, cioè gente come Beppe Bisetto eccetera c'è paura, è ovvio questo. Va bene, andiamo invece avanti. Francesco, una notizia tua e una io o qualche no, parte? No, subito? Io, cioè, da questa notizia così particolare che mi aveva colpito, cioè le due esistenze messe a confronto, nel senso la gravità di un'esistenza nel confronto dell'altra esistenza. Beh, io, la sproporzione delle cose. Io ho detto l'altra volta, riti satanici davanti a una scuola di Belluno, due cazzate, no? Cioè, sai, solito stupido. Solo che l'unica cosa brutta è che c'erano due cornacchie grigie, due cuccioli di cornacchia grigia. La cornacchia grigia è uno dei simboli di Giunone, perché la cornacchia costruisce nidi che vengono abitati da altri animali, per cui aiuta a costruire la vita. E là, vabbè, sì, vabbè, a parte che poi potrebbero essere anche lì per altri motivi, nel senso che...
poi in trappola i finti satanisti di Lecco, no? E poi abbiamo, si proclamava Dio alla sbarra e accusato di 5 versioni di incapace, istigazione delle lingue, eccetera, e questo avviene a Bari. Un pastore protestante, ucciderò tua moglie se ucciderai la mia, questo avviene a Washington. Insomma, direi, ma insomma, facciamo proporzioni fra le cose, no? Beh, non so se tu ne hai parlato, che il Papa ha detto che la fine del mondo arriverà. Ecco, vedi, tu non devi farmi queste cose. Ti ho detto che volevo parlare di Nostradamus. Sì. Sai, io ho detto, Claudio sicuramente sarà ben contento che il Papa ha detto che finalmente ci sarà la fine del mondo. Non si sa quando, ma ci sarà la fine del mondo. Cosa dice Francesco? Francesco, ormai è un sottile intuire, non c'è niente da fare. Giuliano, Francesco ti batte. Non ne avevamo parlato, cioè ne avevamo accennato, ma non parlato in questi termini. Allora, il Papa non temete l'Apocalisse. E questo dal Gazzettino del 27 maggio 1999. Contemporaneamente sulla Repubblica, il 29 maggio 99, c'è Apocalittici alla riscossa, la fine vicina, l'anno 1999 è l'ora degli apocalittici, sarebbero questa infatti la data nefasta, l'anno fatale. Ora, se uno ha studiato Clausewitz e l'arte della guerra come l'ho studiata io quando facevo un'altra vita, sa benissimo che la minaccia ha valore soltanto finché resta minaccia. Esatto. Perché se la minaccia viene attuata, viene quantificata la minaccia, e quando la minaccia viene quantificata si può fargli fronte. Cioè, se io dico a uno, ti spacco la faccia, ti spacco la faccia, ti spacco la faccia, lui può aver paura. Ma se io sono, lui mette in atto quelle azioni per cui io gli devo spaccare la faccia, a quel punto devo scegliere se spaccare o no, o farmela spaccare, perché poi mica hai detto. Allora, la minaccia è tale finché resti... Infatti la Chiesa Cattolica ha sempre mantenuto la minaccia della fine del mondo... di generazione in generazione. Il loro pazzo dice sarà questa generazione, ma chi si toglie dice sì, ma voi non saprete quale sarà la generazione. Infatti è Luca che introduce sta furbata, no? Tra poco la binaria l'estrazione del lotto è uscita l'estrazione, è uscita la fine del mondo. E però ma pensa l'assurdità di una formulazione religiosa legata alla fine del mondo, sì, infatti, alla fine dei tempi è di un'assurdità immensa. E vi rispondo al telefonato lo stesso, però io preferivo parlarvi di Nostradamus. Sì, pronto? Cosa? Ah, era solo una pernacchia sta qua. Va bene, grazie per la pernacchia. Fa sempre piacere ricevere una pernacchia ogni tanto. Ma scusa, quando c'è la giudizio universale, come Dio farà la votazione delle pernacchie? Non lo so. Non lo so, come le valuta? Che dobbiamo chiedere un'opinione teologica al Papa, a dire, ma ste pernacchie, che dal punto di vista religioso... rientrano nei comandamenti, cosa ne dice la Bibbia? Non so. Comunque, vediamo un attimino cosa ci dice Nostradamus. Volete divertirvi? Allora, la quartina è esattamente la 72, perché voi non lo sapete, ma all'inizio della mia carriera da apprendista astrologo cercavo il potere, no? E sta roba la studiavo. Infatti questo qua è dell'81, tanto per essere chiaro, libro. È la quartina cioè la decima centuria del 72esimo quartino, o viceversa, insomma, fate voi quello che volete. Dice, l'anno 1999 e 7 mesi, dal cielo verrà un grande re di spavento, resuscitare il grande re dal Golmois, avanti e dopo Marte regnare per buon'ora. È una grandissima cazzata. Perché questo? Perché il grande re di spavento non è il re che fa spavento o la cosa che spaventa, ma è, cioè nel senso che non è qualcuno che fa spaventare o qualcosa che fa spaventare, ma è lo spavento in se stesso, cioè succedono dei fatti per cui alcuni si spaventano, ma è tutto qua. Potrebbe essere benissimo, non so, il bombardamento in Jugoslavia, che la gente si spaventa perché oddio arriva la guerra, cioè oddio, odei sarebbe, oddio non esiste, oddio. Per cui arriva la guerra, cioè qualunque cosa che può spaventare, meglio lo spavento in se stesso, non è che succede la fine del mondo, succede la meteorite che desfa, succede qualcosa di disastroso. Claudio, probabilmente ti esempio nei panni di quei pescatori che devono andare a pescare il pesce, che non hanno niente a che fare con la guerra e si trovano le reti, le bombe, cioè, esatto. Pensa al loro spavento, cioè dal punto di vista proprio concreto, poi, reale. Praticamente cosa fa il veggente? Il veggente concentra la sua attenzione nel tempo laddove l'attenzione viene afferrata, dopodiché torna indietro nel suo tempo e interpreta l'attenzione per quello che lui
quello che lui è, il suo mondo. Sì, ma anche in base ai mezzi culturali che ha a disposizione. Per esempio, leggiamoci quella dell'Anticristo, dopo andrò avanti con questa. Dice, l'Anticristo, tre bientosto annichiliti, 27 anni sangue durerà la sua guerra, gli eretici morti, prigionieri esiliati, corpi sangue umane, acqua rossa, grandinare terra. Ora, mettiamoci una cosa. Nostradamus era profondamente cristiano. Era nel suo tempo, era 1500, con una caccia alle streghe, agli eretici, eccetera. Lui si accorge che c'è un dato momento che arriva l'Anticristo, cioè l'Anticristo comincia ad aver forza, ad aver corpo. Lui è cristiano, per cui l'Anticristo deve essere cattivo. Se il suo Cristo è buono, obiettivamente deve essere cattivo. Dopodiché... Ma prova a pensare, ad esempio, per un cattolico, quando si trova di fronte a qualcuno in cui reputa che giustamente i sacerdoti del Dio dei cristiani sono dei cialtroni, ma può essere solo riderli, certo, denigrarli. Perciò un cristiano che vede questo, vede l'Anticristo in azione come malvagità, come persecuzione, esatto, e invece non come persone che hanno capito che quei rappresentanti sono degli ingannatori. Infatti. Cioè, lì è sempre un problema di chi, dell'osservatore. Sì, pronto? Sì? Chi parla? Dimmi. Siamo da Padova, sono Dimmi. Padova. Io non penso che vi sento, che vi ascolto, però mi sembra che peccate un po' di presunzione, sai. Ah sì? Che bello! Sì, penso. No, non è questione di bello, non sparare cazzate adesso. Ok! Il problema è che voi servete solo i cristiani, però ci siamo dimenticati dell'Islam, dei musulmani. Ma chi me frega dei musulmani? Stanno nel loro paese, no? Non sono qua in Italia. Io che ti ascolto te, che me frega delle cazzate che dici? Allora spegni la radio! Ciao! Aspetta! Ciao! Aspetta, no. Scusa, se sì, te frega niente delle cazzate che dico, spegni la radio. Ma anche perché ci viene a chiamare, insomma. Sì, e poi perché spendi soldi per chiamarmi, non ho capito questa, no? Sì, allora. Perché quello che diciamo noi, cioè noi diciamo in base alla nostra convinzione, non pretendiamo che tutti converta, insomma. Cioè non siamo certo i missionari che manda il Vaticano per il Giubileo a riconvertire Roma. Allora. Abbiamo detto, l'Anticristo tre biantosto annichiliti, 27 anni sangue durerà la sua guerra, gli eretici morti e prigionieri esiliati, sangue, corpi umani, acqua rossa e grandinare terra. L'unica cosa che lui vede sono tre persone che restano annichilite davanti. Sì, pronto? Ancora, ciao. Ci sono tre persone che restano annichilite davanti all'Anticristo. Cazzo, che roba è questa? Questo lo vede indubbiamente. Quello che vede un processo che è lungo 27 anni per portare a questo, vabbè, quello è una cosa diversa, quello appartiene alla contraddizione, allo sviluppo temporale della contraddizione, e gli eretici morti e prigionieri appartiene al suo tempo. Cioè se questi qua vogliono sviluppare l'Anticristo saranno sicuramente morti e prigionieri. Esatto. Ma questa è una sua interpretazione, sì? Basta, dai, basta, dai, basta. Vigliacco, se hai paura che sei un vigliacco, che sei altro che i cristiani, che sei peggio dei cristiani, che sei un vigliacco, vergognati, vagliacco, bardo, non ti neanche guardare, che sei altro che vuoi mettere il telefono e basta, vergognati, sei una merda, Dio, che una merdacca che sei. Allora, e questa l'abbiamo anche registrata, se vi piace questa qua è del cristianesimo. Sangue, corpi umani, acqua rossa, grandinare terra. E questo è quello che lui vede. Cioè, se lo sviluppo dell'Anticristo, se lo sviluppo si sviluppa così tanto, sicuramente ci sarà sangue. Perché lui non può concepire una cosa diversa da questa. Per cui questa è l'interpretazione soggettiva. Torniamo un attimo alla fine del mondo. D'altronde le guerre sante e gli stremini sacri che hanno sempre avuto i monoteisti, cioè, sia ebrei, sia musulmani, sia cristiani, sono stati sempre loro che pur di difendere il loro Dio hanno fatto tutto. Basta ricordarsi quando ad esempio quello stupido di Mosè scende dal Sinai, si accorge che la gente ha deciso di fare di testa sua e lui cosa fa? Li uccide o no? Esatto. Perché sono fatti un vitello dolce, nel senso... A me che problema può chiedere se una popolazione sviluppa una sua cultura, se a un certo punto in base alle sue necessità dice il tuo Dio noi non lo conosciamo, non lo vediamo, non c'è di aiuto, noi decidiamo una nostra via religiosa. Noi possiamo solo rispettare. Nel momento in cui questa qui si afferma, si realizza e ha una tolleranza verso gli altri, cioè non pretende di imporre, ma non è una tolleranza, come hanno tutte quante le fedi pagane, cioè neanche le fedi, le religioni pagane, la tolleranza, questo non è problematico. Il Mosè dice, siccome Dio mi invia, io vi posso anche sterminare, vi posso uccidere, solo perché vi siete fatti un vitello d'oro. Cioè, esatto. Questo è,
Ma questa è una reazione dei cristiani, cioè nel senso, nessuno di quelli che si erano fatti di vitello d'oro aveva pensato, fa, uccidiamo Mosè perché credi in un Dio assurdo e pazzo. Nessuno di quelli, cioè io, cioè, si può dimostrare sì. Che un pagano che fa una scelta anche di idolatria non aveva mai pensato di dire Mosè lo uccidiamo perché credi in un Dio unico. Infatti, anche nel sistema sociale in cui viviamo, queste sono delle cose abbastanza strane, no? Cioè abbiamo delle manifestazioni, per esempio, degli antiabortisti, cioè gli antiabortisti in America addirittura ammazzano i medici abortisti. Noi abbiamo invece altrettante manifestazioni di chi è a favore dell'aborto. Esatto. Cioè non abbiamo la stessa esternazione, la stessa forza di chi è a favore dell'aborto, perché bene o male, chi non vuole l'aborto vuole solo trafficare in schiavi, esatto. Tanto per essere chiaro, vuole avere solo bestiame di un gregge. E non abbiamo altrettanta forza, altrettanta violenza, altrettanta determinazione. Ma tra l'altro una cosa, le donne che vogliono fare l'aborto non obbligano le altre donne a fare l'aborto. Sì, cioè è una scelta personale, esistenziale, che può essere dolorosa, soffrire tutto quello che vuoi, però è una scelta esistenziale, dice, certo. Per me, in questa necessità, in questo momento, io scelgo di fare questo e ne sono responsabile, ma non va a pretendere di prendere il loro comportamento, di renderlo uniforme per gli altri, anche voi dovete abortire. Certo. Cioè, questa è proprio la differenza. Il cristiano dice no, fa cosa? Tu vuoi scegliere la tua vita, vuoi determinare, vuoi fare quello che vuoi, vuoi essere libero nelle tue sei anche responsabile delle tue scelte. No, a me non va bene, perché sono io responsabile delle tue scelte e io ti uccido. Cioè, questo è quello che fanno gli antiabortisti negli Stati Uniti. Esatto. Cioè, quando uno lotta, ad esempio, per l'aborto, e anche in Italia si vuole togliere l'aborto, non lotta per imporre una cosa, ma perché una cosa ci possa essere, sta alle persone utilizzarla o non utilizzarle quelle cose. Esattamente. Quello che andiamo avanti ancora col discorso della fine del mondo detta da Nostradamus è che l'unica cosa reale in questa quartina è l'ultimo passo. E dice avanti e dopo Marte regnare per buon'ora. Cos'è Marte? Marte è la contraddizione. Ma Marte è lo scontro, è quello che si risolve attraverso le cose. Ma la risoluzione della contraddizione non necessariamente comporta spavento, ma è lo spavento che ti porta a fare delle condizioni assurde, cioè a prendere delle posizioni assurde. Per cui l'unica cosa che resta, attenzione, è avanti e dopo Marte regnare per buon'ora. Ma cos'è che si oppone a Marte? È la pace, è la sottomissione. Attenzione, siamoci molto attenti, per cui tutto quello che viene dopo non è altro che la contraddizione che tenta di esplodere e risolversi. L'opposto alla contraddizione è la pace come sottomissione, non la pace fra chi vuole vivere bene, ma la pace come sottomissione. Per cui ciò che viene dopo questo marzo, secondo Nostradamus, sarebbe le contraddizioni che si risolvono per costruire la vita. Sì, ma d'altronde Marte significa chiaramente una cosa, cioè al di là del concetto del dio della guerra, è il dio degli scontri, però è il dio degli scontri cosciente di quello che fa, cioè nel senso che Marte non è un suicida. Marte è uno che applica anche la tecnologia, che applica la conoscenza, che crea l'arte della guerra, ma l'arte della guerra non è soltanto il buttare le bombe o sparare alle persone, significa anche dotarsi di quelle capacità per affrontare le problematiche, per affrontarle e risolverle. Logicamente Marte non faceva la guerra per la guerra, faceva la guerra perché era una necessità di affrontare un problema. Una volta che era risolto questo problema, le cose rientravano in un certo ordine, ma significava anche voler avere la volontà di affrontare le problematiche, di non nascondere, cioè dire esiste questo problema, benissimo, io farò di tutto per affrontarlo, per aggredirlo, per risolverlo. Questa è la finalità, perché appunto la violenza in Marte in parte era anche significativo dello sforzo assoluto di risolvere il problema, cioè dire la cosa non si può trascinare, è inutile tacere, è inutile rassegnarsi, è inutile che la cosa prosegua, io devo intervenire, io devo agire. Posso arrivare anche alla violenza, ma devo risolvere il problema, non perché io voglio la violenza. La violenza a certe volte è un mezzo. Ricordiamo che dal punto di vista del paganesimo politeista, dire guerra e dire contraddizione può essere la stessa cosa, che non è fare la guerra per avere il possesso, fare la guerra per impossessarsi, per rapinare, per sottomettere. Quello appartiene alla politica, appartiene al dominio, appartiene a una cosa diversa, non appartiene a una cosa religiosa. Nella religiosità, nel paganesimo politeista e in stregoneria, la guerra e la contraddizione sono la stessa cosa, cioè noi ogni volta che costruiamo una relazione, costruiamo una contraddizione, cioè facciamo una guerra, perché ci dobbiamo attrezzare, dobbiamo organizzarci, dobbiamo mettere a posto la strategia per farlo. E siccome noi ci riteniamo dei soggetti divini, l'oggetto con cui entriamo in relazione o in contraddizione è un soggetto divino e anche la relazione stessa è un soggetto divino, per cui ed è Marte, cioè la relazione senza stessa è Marte.
Però dico, non confondete quando noi diciamo il termine guerra, il termine contraddizione, col termine politico, debuttare bombe, eccetera. Sono due cose completamente diverse. Dal punto di vista religioso sono due cose diverse. Uguale invece dal punto di vista di pace, cioè pace... Sì, beh, logicamente nel paganesimo non esiste, per esempio la guerra agli infedeli che fanno le regioni del monoteismo, non esiste nel discorso pagano. Appartiene, cioè, noi non potremmo mai dire che esista una guerra agli infedeli nel paganesimo, perché non esistono infedeli, perché non c'è la fedeltà a niente tranne che a se stessi. Cioè, beh, sai che adesso c'è, c'è la, l'anniversario delle, delle crociate, no? Sì. E nella cronaca della prima presa, la cronaca di Guglielmo Tirio... Cioè, ad esempio, basta pensare alla questione dei bambini, nessun pagano mai penserà di prendere i bambini e di mandarli a conquistare Gerusalemme per liberarla da un'altra religione. Sì, cioè, questo lo possono fare soltanto i cristiani. Sì. No, infatti, cioè, noi non faremo mai una cosa, noi parliamo sempre per noi stessi. Le crociate dei bambini, dei pastorelli e dei poverelli sono tre crociate micidiali che sono state Sì, ma sarebbe impensabile che un pagano possa proporre questo, cioè di mandare della gente impreparata e che non vuole a fare una cosa. Il cristianesimo porta questo come ideologia. Ma... infatti, nella cronaca Ma anche l'Islam porta questo, cioè, nel senso, anche l'ebraismo porta questo. Tutto, tutto il monoteismo porta questo. Verissimo questo, però, siccome noi viviamo in un paese cristiano, a me mi interessa la relazione che i cristiani hanno con l'altro. Sì. Qualunque sia l'altro, è chiaro che dopo distingo fra l'altro di un tipo e l'altro di un altro tipo, quello che ma comunque i cristiani con l'altro è quello che in effetti a me mi interessa. E quando presero, quando presero Gerusalemme i cristiani, questa è la cronaca della presa di Gerusalemme, i nostri, dice il cronaco, fecero bollire i pagani adulti marmite, per pagani intendevano i musulmani, i loro nemici, no?